Ciao Pino, ciao Raffaella, ciao a tutti i nostri telespettatori. Sto ricevendo veramente un'infinità di messaggi tra il mio canale YouTube, Cristian Gara Live Music, tra il mio sito, cristiangara.it e tutte le altre pagine social che comunque non sto qui a riportare, tanto li conoscete già tutti, mi state scrivendo in tanti. La cosa che più mi fa felice è che mi seguite, cercate di capire e cercate di capire principalmente la profondità della musica e dell'arte in generale e quindi di quello che noi possiamo veramente donare agli altri. In quest'ultimo periodo ormai mi avete conosciuto sempre di più, sapete che sto facendo un bellissimo lavoro a Roma presso la Curia Generalizia dei Chierici Regolari Teatini, un ordine religioso fantastico. Andate su teatinos.org e scopritene sempre di più. E tanti di voi mi stanno chiedendo questo musical, queste audition che comunque abbiamo già bandito insieme alla Curia e che saranno nel prossimo 14 di ottobre. Il musical andrà in scena l'11 settembre 2024. A Roma, saremo in Vaticano, ancora non vi svelo nulla, ma quello che voi volete sapere di più è come andare verso un'audizione. Se venite in questo del mio musical, che ben venga. Se andrete in altre, l'unica cosa che potete fare è studiare, fare dei sacrifici, quindi magari la sera non si va tardi a letto, neanche in estate, si evita l'abuso di qualsiasi sostanza possa fare o danneggiare il nostro corpo, tipo tanti cocktail o alcol in generale, o abusare di cibi grassi o magari cibi in generale poco salutari, fritti e quant'altro. Questo non vuol dire eliminare tutto. Questo vuol dire, anche per uno che fa la professione d'artista come me, che mi sto preparando alla tournée estiva con Radio Fantasy Calabria, questo non vuol dire che uno deve arrivare debole o magari deve arrivare triste per quelle che sono le proprie abitudini alimentari che deve reprimere. Assolutamente no, se deve vivere la vita in modo tranquillo, in modo equilibrato, ed equilibrare vuol dire non abusare, non esagerare. Quindi si studia, si pensa un attimino al proprio status sia psico che fisico, quindi training mentale che vi dicevo, la respirazione, la preparazione a qualsiasi attività noi andiamo comunque a fare, specialmente quello in pubblico. Andiamo un attimino a valutare come ci stiamo alimentando e andiamo con l'unico pensiero, quello di vivere fino alla fine quel momento. Le audizioni io ne ho fatte, sono veramente belle, ma si arriva lì su quel palchetto per farci sentire e giudicare poi dalla commissione con un'ansia bella, un'ansia sana. E quando uno, specialmente in questo periodo, parla di ansia sana, tutti quanti si smarriscono dentro se stessi, perché specialmente dopo il periodo che abbiamo vissuto e specialmente con la vita molto movimentata che noi viviamo, tante volte soffriamo l'ansia. L'ansia va chiamata per nome e grazie a quella, passo dopo passo, ci dobbiamo migliorare affinché noi riconosciamo noi stessi come dei soggetti, come degli artisti che possono fare la differenza, perché noi alla fine ogni artista non deve fare il copia e incolla di un altro. Non sono le 12 ore di studio che fanno il musicista, ma sono anche quelle, 12 magari sono tante. Io sono arrivato a 8 ore, ma ci sono alcuni che hanno studiato anche più di 8 ore al giorno. Ma questo non vuol dire essere delle macchine. Il musicista non è un CD, il musicista non è un beat o una base. Il musicista è quella persona che si esprime, che fa la differenza e che ha l'emergenza di dire qualcosa che pensa. E ognuno di noi pensiamo in modo differente, ognuno di noi amiamo in modo differente, perché chi fa arte vuol dire che vuole esprimere amore, anche se alcuni artisti hanno anche espresso tutt'altro.
Però ognuno di noi abbiamo sempre quelle emergenze di esprimerci. Io penso che la musica in generale sia un modo di tirar fuori quelle mancanze che noi viviamo, che abbiamo vissuto. Quindi arriviamo, viviamo tutte le cose, anche le audizioni. Studiamo, curiamo noi stessi e viviamo ogni istante come se fosse l'ultimo. E questo vuol dire che non è che noi, visto che pensiamo che sia l'ultimo, ci facciamo delle cose che non vanno bene, tipo mangiamo in dismisura o beviamo a dismisura o facciamo delle cose scellerate. No, fermiamoci un attimo. E quello che dobbiamo avere ben impresso è che ci dobbiamo amare chi ci sta intorno, perché solo così noi possiamo dare il massimo. E solo così possiamo riconoscerci artisti che hanno veramente lasciato il segno in questa società e in questa umanità. Una buona serata a tutti e ciao, a presto.